Incidente mortale nella tarda serata di ieri all'ingresso del casello di Piacenza Sud, al termine della tangenziale. Un ragazzo di 22 anni alla guida di un BMW Station Wagon, dopo essersi scontrato con un pullman che arrivava da direzione opposta, ha terminato la propria corsa contro il guardrail. Il giovane è morto sul colpo, illeso ma sotto shock, l'autista del bus. Continuano i furti nel Piacentino. A Fiorenzuoli i ladri sono entrati in un'abitazione in pieno giorno, spaccando una finestra e facendo razzia di oro e contanti. I malfattori hanno inoltre deciso di sradicare la telecamera di sorveglianza. Un vicino, vista la scena, ha provato a inseguirli, ma il gruppo si è dileguato. Nella serata di ieri, altro colpo in una casa di Roveleto. Ormai è diventata la mascotte del Monte Osero e sono tanti gli escursionisti che l'hanno immortalata lungo i sentieri della Valperino. Dai residenti della zona è stata battezzata Fiocco di Neve. Si tratta di una capra bianca che sbuca dai dirupi e sembra danzare tra una roccia e l'altra. Dall'amore per il castello di Rivalta all'impegno per promuovere il nostro territorio. Nel mezzo storia e curiosità di una vita da conte. Orazio Zanardi Landi sarà ospite di Nicoletta Bracchi allo Specchio di Piacenza. Appuntamento su Telelibertà dalle 20.30 di stasera. Il Fiorenzuola si rilancia nella corsa salvezza nel girone A di Serie C, vincendo a Trento nel posticipo della 24esima giornata. Un 2-0 meritato, quello a favore dei ragazzi di Tabbiani, firmato dal sinistro di Di Gesù al 66esimo e dal raddoppio liberatorio di Sec al quinto di recupero. I rossoneri raggiungono così quota 22, al quart'ultimo posto in classifica. Queste e tutte le altre notizie in tempo reale sul nostro sito liberta.it.